Salve amici di Flat Earth, sono Zach. Bene, la National Security Agency è in grado di rintracciarti usando tre ripetitori telefonici. La tua posizione può essere individuata molto accuratamente da qualcuno in grado di misurare la triangolazione dei tre ripetitori. Ora il mio punto è: perché non usare la stessa tecnica per localizzare il Sole e il suo percorso? Ovviamente non abbiamo i tre ripetitori, ma qualcosa di simile, i raggi del Sole, in altre parole l'elevazione degli angoli. Possiamo fare lo stesso sia su un globo sia su un piano. Ma in questo video vado a mostrarvi come tracciare il Sole su un piano. In questo video, pertanto, se credi che la Terra sia un globo, non fa per te questo video, non sprecare il tuo tempo, te lo sto dicendo. Per chi sa che la Terra è piatta, esiste un modo per creare un modello della Terra reale. Se creiamo questo modello in maniera perfetta, nessuno può contraddirci. In questo video vado a mostrarvi alcune cose: come localizzare il Sole, come misurare la distanza del Sole, come misurare il percorso del Sole e come misurare la velocità del Sole. Tracciare il Sole può aiutarci a conoscere un sacco di cose e la cosa importante che possiamo fare è iniziando a disegnare una mappa accurata della Terra piatta. No, non è impossibile, dobbiamo aiutarci a vicenda, ma parlerò di questo in un secondo tempo. Ma non preoccupatevi, non rigetto la Terra piatta solo per il motivo che non sono in grado di disegnare la mappa della Terra piatta. È come un puzzle, ma sono un grande amante dei puzzle. Ora, per andare al sodo, permettetemi di mostrarvi un piccolo esperimento che ho fatto a casa, per essere sicuri che la mia idea sia valida. Ma prima di mostrarvi l'esperimento, ve lo spiego. Quello che ho fatto è misurare la distanza dalla lampada al piano, misurando l'elevazione degli angoli di tre punti ed inoltre la distanza fra essi. Avrei dovuto usare la bussola per conoscere la direzione della lampada, ma non l'ho fatto perché sarebbe decisamente molto complicato e non sufficientemente preciso misurare le lunghezze, le distanze, come la distanza del Sole o di tre nazioni. Avremmo bisogno di persone con la bussola in ogni parte della Terra per disegnare una mappa accurata della Terra piatta. Questo ve lo spiego in un altro video. Per ora torniamo all'esperimento. Quindi andiamo a disegnare questo in AutoCAD, dove conosciamo solo le distanze di tre punti di elevazione degli angoli. Quindi dobbiamo escogitare qualche cosa che vada a sostituire le bussole. Ed io ho una valida idea. Questi tre punti sono A, B, C. Adesso ho bisogno di posizionare tre oggetti in ogni punto per ottenere l'ombra e misurare l'elevazione degli angoli. Vado a misurare la distanza dei tre punti. Ed ora questa linea che va alla lampada, ma con AutoCAD non possiamo conoscere la direzione dell'ombra, pertanto quello che vado a fare adesso è disegnare un cerchio col raggio di questa ombra. Vado a fare la stessa cosa per gli altri oggetti. Ora, ogni linea che traccio dal cerchio alla sommità dell'oggetto ci può portare verso la lampada, ma per localizzarla dovremmo tracciare milioni di linee per ogni cerchio e solo tre di queste linee andranno ad intersecarsi in un punto esatto, che sarà la lampada. Per evitare di tracciare milioni di linee, vado a disegnare una forma come questa e in AutoCAD appare così. Capirete molto meglio quando la vedete in AutoCAD insieme a me. Ok, ora andiamo avanti con l'esperimento. Siamo qui, accendiamo la luce così potete vedere meglio. Posizioniamo i tre accendini sui tre punti bianchi A, B, C. Vengono posizionati in questi punti per misurare perfettamente la distanza. L'ho già fatta, ma desidero mostrarvelo per permettervi di capire bene quello che succede dopo. Bene, uso le distanze e le ombre per ricavare l'elevazione degli angoli. A questo punto vado a inserire le misure in AutoCAD, eccetto l'altitudine della lampada che andremo a localizzare usando l'elevazione degli angoli. Questo per il motivo che la lampada è come fosse al posto del sole. Immaginate la lampada come fosse il sole e di tre accendini come fossero dei ripetitori. Prendiamo per esempio la luce della lampada come fosse un segnale mobile e tutto quello che abbiamo a disposizione è la distanza fra i ripetitori e il segnale mobile, che in questo caso è la luce. Adesso il problema è come riusciamo a localizzare la lampada conoscendo solo la distanza degli accendini e l'elevazione angolare dell'ombra proiettata degli stessi. Vado a mostrarvi come funziona su AutoCAD e poi facciamo lo stesso col sole. Ok,
Qui vediamo esattamente quello che si vede sul tavolo, stesse distanze. Osservate le distanze paragonate a quelle che vi mostro sul foglio. Cerco di farlo lentamente, in modo che possiate seguirmi, pertanto cercate di fare molta attenzione perché in seguito lo farò più velocemente, quando andremo a misurare le distanze del Sole sulla mappa mondiale. Questi sono gli accendini. La lampada è da qualche parte, ma per ora non siamo sicuri dove sia. Vado a cancellare queste linee perché non ne abbiamo più bisogno. Ed ora vado a disegnare la forma di cui vi ho parlato. Questa figura mantiene lo stesso angolo per 360 gradi. Non è necessario chiudere la figura per il motivo che sappiamo che la lampada si trova nel mezzo. Ricordiamoci che stiamo triangolando la lampada. Ed ora ruotiamo la figura verso il centro. Ecco fatto. L'allargo ancora un po' giusto nel caso ne avessimo bisogno. Ed ora facciamo la stessa cosa con il punto B. Ecco fatto. Ed ora ruotiamo la figura. E come potete vedere intersechiamo gli archi. E la lampada deve trovarsi da qualche parte su questo arco. Adesso per localizzare la lampada dobbiamo disegnare la terza figura. Ecco fatto. Coloriamo in modo differente le figure così potete capire meglio. Vedete? Sì, si intersecano in un solo punto. Questo punto è la lampada. Now I am going to draw a little sphere there. Let's say it is the lamp. Ecco qui. Questa è la nostra lampada. Ora tutto quello che dobbiamo fare è misurare la distanza dalla lampada al suolo e poi confrontare quello che ho misurato nella realtà. La distanza esatta è 35,44 cm e quella approssimativa è 35,50 cm. Questa piccola differenza non ci sarebbe stata se avessimo misurato la distanza dal tavolo al centro della lampada e non della calotta, perché le linee vanno al centro e non sulla calotta. Ed ora, prima di proseguire sulla mappa, vediamo esattamente la distanza del Sole rilevando le esatte distanze di Google Maps. Scegliamo tre città, Madrid, Capo del Capo, Città del Capo e Ushuaia. Iniziamo con Madrid e Città del Capo. Questa è la differenza fra le due città. Riportiamo esattamente questa distanza su AutoCAD. Ed ora prendiamo la distanza fra Madrid e Ushuaia. Ecco fatto. Disegniamo un cerchio con il raggio di questa distanza. E adesso vediamo la distanza fra Città del Capo e Ushuaia. Ecco qui. Ed ora disegniamo un altro cerchio con il raggio di questa distanza. Fatto. Ora abbiamo le tre città disegnate su AutoCAD. Scriviamo rapidamente i nomi delle città, Madrid, Ushuaia e Città del Capo. A questo punto dobbiamo disegnare queste tre linee verticali necessarie per ricavare le forme di cui abbiamo parlato prima. Ecco, questo è come appare. A questo punto dobbiamo aggiungere tre cerchi, che è quello che ci serve. Ed ora desidero che facciate un controllo. Vedete questo? Questa è l'altitudine del Sole e l'angolo di elevazione solare, e questo è quello che andremo a disegnare in AutoCAD per localizzare il Sole. Nello stesso tempo vado a fare questo nuovamente in una proiezione cilindrica sulla mappa, giusto per vedere. Questa è la Città del Capo, vado a cambiare l'ora sulle 2 del pomeriggio, tempo di Madrid, mentre a Città del Capo sono le 3. Bene, l'angolo di elevazione è 57,86 gradi. Ora andiamo avanti e disegniamo questo angolo in AutoCAD, 57,86 gradi. Perfetto.
Ok. Ok, perfetto. Ora andiamo a Ushuaia, 31,39 gradi. Dobbiamo farlo velocemente. Perfetto. Adesso Madrid, 33,06 gradi. 33.06. Controlliamo se è corretto. Bene. Ed ora andiamo a disegnare quella forma che mi piace molto. Facciamo velocemente. Potete visualizzare il rallentatore per vedere meglio. Come vi ho detto prima, questa forma è necessaria per sostituire la bussola, ma per me l'azimut è più preciso e più facile da fare. Bene. A questo punto andiamo a cambiare i colori. Ok, I'm changing the colors now. Ecco, questa è la posizione del sole. Disegno una piccola sfera con un raggio di 55 km per mostrarvi quanto appare piccola rispetto alla Terra. E a questo punto disegniamo la distanza del sole dal suolo, 4.561 km. Perciò, se le distanze fra Madrid, Città del Capo, e Ushuaia sono corrette, anche la distanza del Sole è corretta. Questo è come appare il Sole su una terra piatta. Apriamo la mappa della terra piatta in AutoCAD e vediamo se può lavorare oppure scegliere una proiezione cilindrica. Ecco fatto. Cerco di inserire la distanza fra Madrid e Città del Capo più precisa possibile. Come vedete è praticamente la stessa. Il problema qui, se misuriamo la distanza fra Città del Capo e Ushuaia, questa distanza è decisamente esagerata. Non si può lavorare su questo. Controlliamo la distanza fra Madrid e Ushuaia. Sono sicuro che anche qui abbiamo una distanza esagerata. Eh sì. Riassunto, non si può lavorare su questa mappa. Tuttavia si può lavorare su questo per un momento, fin tanto non abbiamo una mappa accurata della terra piatta. Inseriamo una linea verticale sul centro di ogni città. Bene, credo che avete notato che le linee non appaiono esattamente nella giusta posizione, ma non preoccupatevi per questo, è solo un problema grafico. Tutto è nel posto giusto e ben organizzato una volta zoomato. Vedete? Questo è il centro di Città del Capo. Lo stesso vale per Ushuaia e Madrid. A questo punto diamo un'occhiata anche a Madrid. La distanza fra Madrid e Ushuaia non è esatta. Questo lo sappiamo perché la mappa non è curata. La sola distanza corretta fra Madrid e Città del Capo. Ora iniziamo a misurare la distanza dal Sole. Questa angolazione del Sole a Madrid è 33,06 gradi. Ecco fatto. Verifichiamo. Ok, perfetto. Ora spostiamoci a Città del Capo, 57,86 gradi. Nuovamente vado a disegnare gli stessi angoli. Adesso scriviamo 57,86 gradi. Controlliamo se tutto è giusto. Ok, perfetto. Muoviamoci nuovamente rapidamente su Ushuaia. Cerchiamo di essere rapidi. Ok, 31,89 gradi. Controlliamo se è corretto. Ok. Adesso diamo un'occhiata al disegno. Credo che abbiate un'idea di dove si trova il sole. Ora desidero mostrarvi altro. Seguitemi. È arrivato il momento di localizzare il sole con la splendida figura che conoscete.
Procediamo rapidi perché non voglio che vi addormentiate. Bene, ora cambiamo i colori. Lì è dove dovrebbe trovarsi il sole. Andiamo ad eliminare le forme per vedere quanto appare piccolo il sole. Per la cronaca, qui il sole ha un raggio di 55 km. Vi mostro la distanza fra ogni città dal sole per soddisfare la vostra curiosità. Questo è come triangolare il Sole o la Luna e ogni corpo luminoso del cielo. A questo punto voglio disegnare un percorso del Sole che è come calcolare la sua velocità. Tutto quello che dobbiamo fare è cambiare l'ora dalle 2 alle 3 pomeridiane. Non cambiamo data. Questo è come triangoliamo il Sole e la sua velocità. Come dicevo, l'ora dalle 2 alle 3 pomeridiane, ora spagnola. L'elevazione angolare di Ushuaia è 39,65 gradi. Quindi andiamo a scrivere qui 39,65 gradi. Ci spostiamo su Città del Capo, dove l'elevazione è di 46,11 gradi. Disegniamo qui l'angolo di 46,11. A questo punto vediamo che l'altitudine di Madrid è di 29,72 gradi. Ok, andiamo a scriverlo qui. Ok, corretto. Liberiamoci dalle precedenti linee, non sono più necessarie. Bene. E andiamo a disegnare le forme. La procedura la conoscete, giusto? Questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza, giusto? Ora vado nuovamente a colorare le forme. E qui vado a creare una sfera della stessa grandezza dell'altra, 55 km di raggio. Quello che ci aspettiamo, nuovamente andiamo a cancellare le linee che non sono necessarie. Questo è quello che ci aspettiamo, giusto? Vedete il secondo sole? Ora andiamo a verificare la stessa cosa fatta prima di vedere la localizzazione del sole rispetto al terreno. E adesso vado a disegnare una linea che da questo punto del sole come potete vedere queste altitudini sono praticamente simili. Possiamo dedurre che il Sole cambia altitudine o che la mappa non è accurata, oppure tutte e due. Ma penso che non essendo accurata la mappa, l'altitudine rimane la stessa. A questo punto andiamo a misurare la velocità del Sole. La distanza fra il primo e il secondo Sole è la velocità che esso compie in un'ora. Quindi la velocità del Sole è di 2184 km orari. Questo è un numero approssimativo perché la mappa non è accurata, ok? Se riusciamo a disegnare una mappa accurata possiamo rilevare la velocità esatta e le distanze precise, con tolleranza di errore di pari a zero. Abbiamo visto le ore 14 e 15, ora andiamo a verificare le ore 16. Iniziamo con Madrid. Ho già cambiato l'ora, sulle 16 l'elevazione è 23,61 gradi. Ora spostiamoci su Città del Capo e l'altitudine è di 33,78 gradi. Disegniamo l'angolo e andiamo a fare la stessa cosa con Ushuaia, 46,03 gradi. Disegniamolo qui.
E come sempre andiamo a disegnare quella bella forma. Vado a disegnare un'altra sfera qui con lo stesso raggio delle precedenti. E adesso liberiamoci delle linee non necessarie. Andiamo a vedere la posizione sulla Terra. Possiamo vedere una grande differenza sia nell'altezza che nella velocità, e questo è quello che mi aspettavo a causa della mappa. Come potete notare, siamo in grado di rilevare perfettamente il percorso del Sole e misurare la distanza di ogni singolo corpo luminoso nel cielo usando questo potente e incredibile software. A questo punto andiamo a confrontare le distanze del Sole da Madrid alle 14 e alle 16. Come potete notare, alle 16 la distanza è di 1609 km più lontana che alle ore 14. Questo significa che il Sole si muove verso ovest, più si allontana da Madrid fino a scomparire. Questo può spiegare molte cose a molte persone. Questo è come ho misurato la distanza del Sole e questo è come andrò a realizzare una mappa accurata della Terra piatta. Il modo con cui abbiamo triangolato il Sole da tre città sulla Terra è lo stesso metodo con cui andiamo a triangolare una città da tre luci nel cielo o da tre luci, da tre posizioni del Sole. Nel prossimo video andrò a spiegare meglio questo perché necessito di aiuto dalle persone da tutte le parti del mondo, specialmente designer grafici, architetti, produttori video, professionisti, disegnatori. Pertanto chiunque ha buone idee in merito su come realizzare la mappa reale della Terra piatta, per cortesia inviate un messaggio a questa mail. Grazie per aver visto.